Mi chiamo Yuri Galfione, ho 34 anni, ho iniziato a fare arti marziali praticamente da quando ero piccolo, è 20 anni quest'anno che faccio arti marziali, avevo iniziato col karate, sono passato al Jeet Kune Do, al Kali filippino, allo street fighting, ho avuto esperienze in Brazilian Jiu Jitsu, direttamente anche in America. Negli sport da combattimento mi sono cimentato anche sul ring. Da qualche tempo mi interessano i sistemi militari, in pratica particolarmente il sistema russo. Prima di conoscere il maestro Vadim ho praticato con diversi russi, stando anche in un'altra scuola prima. Sono stato in seminari in Svizzera da Vladimir Vasiliev, ho praticato seminari con Mikhail Raiko, con Valentin Vasiliev, Andrei Karimov, Dmitry Skogorev. Ho scelto attualmente di collaborare se il maestro Vadim acconsente con la sua scuola, perché mi piaceva un lavoro molto più militare, molto più basato sulla difesa personale. In questi due giorni che sono riuscito a organizzare il seminario internazionale con il maestro Vadim, mi sono reso conto che oltre l'insegnamento militare, polizia o difesa personale c'è molto di più. Un guerriero deve essere forte fisicamente, con la tecnica, mentalmente, ma anche spiritualmente. Questo è il quarto giorno che passo con maestro Vadim e questo quarto giorno siamo stati a provare delle tecniche di respirazione, meditazione, siamo stati anche in luoghi che ricordano il mio passato e ho potuto rilassarmi, meditare, capire qualche cosa in più anche di cosa vuol dire relazionarsi con la natura, essere in pace con se stessi. E questo è un aspetto che non avevo mai visto in nessuna scuola di sistema, quindi è una cosa che mi affascina anche per completare ciò che ho iniziato 20 anni fa con le arti marziali. E un saluto a tutti dall'Italia, alla prossima. Spasibo.